Sto registrando questo video dal cesso di un bar, giusto per farvi capire il livello. Detto questo, non di esempio, ma internauti. Premetto che ho fatto una marea di fatica, nel senso, a venire su bar perché veramente era lontano. Infatti mi sono saltato i primi 15 minuti di gara guardando gli altri. Ma dopo il cesso è rotto, culo. Vabbè, guardando la partita, secondo me sarà una partita dove il Napoli gioca pure a catenaccio, come tipo Giovanni ha giocato a catenaccio, però non ha fatto niente di che, mentre l'Inter ha creato almeno 3 occasioni ancora. Il tiro di Marco, il primo tiro di Marco che si è divorato il vantaggio nei primi minuti, poi il tiro di Lukaku contro Kim che lo seguiva a palla alta di poco, e l'altro tiro di Marco a un metro dalla porta di Meret, la calcia addosso a Meret. L'Inter Napoli, diciamo che è stata una partita dove appunto l'Inter ha creato di più, il Napoli ha provato a fare qualche ripartenza, però nulla di che, hanno ammazzato letteralmente Kvaratskhelia. Personalmente a me l'Inter non è dispiaciuta, cioè secondo me l'Inter non ha giocato male, però io personalmente Lukaku non, cioè, sembra un calciatore che, per carità, bisogna aspettare, però se non mi sembra quel calciatore di Conte di 3 anni fa, 2 anni fa, Lukaku mi è sembrato ancora fuori forma. E io se fossi il mister farei entrare Lautaro, sebbene a me Lautaro non piaccia. Però detto questo, anche Darmian, palla di gioco per Darmian che non so come cavolo ha fatto a segnare, cioè l'Inter poteva stare 1-0 questo primo tempo e non c'era nulla da dire. Però questo deve essere concreto e non puoi stare lì a sbagliare tutti i gol, perché l'Inter almeno 3-4 occasioni ovviamente, mentre il Napoli ha avuto veramente veramente poco. Quindi senz'altro bisogna vedere questo secondo tempo. L'Inter mi sono piaciuti, Dzeko, anche se non ha fatto una gran partita, mi è piaciuto anche la difesa, Barella così, Çalhanoğlu gioca in vista al posto di Brozovic, però bisognerà vedere bene il filmato perché non è che abbia fatto moltissimo in questa partita per ora. Poi per il resto, ragazzi, il Napoli, diciamo che molto bene Kim che ha preso anche ogni pallone, bene anche Meret, bene Oliver a sinistra, non mi stanno facendo impazzire anche Sa e Politano, se dovete dirvi due nomi. Per il Napoli secondo me potrebbero entrare Elmas, poi entra secondo me Lozano perché è un calciatore molto utilizzato, poi secondo me anche sia Simeone che Raspadori potrebbero, io e loro come magari anche nessuno, che potrebbe assolutamente essere un calciatore molto importante. Alzate tutto l'audio, mi raccomando, così sentite, perché veramente da qui c'è l'acqua che purtroppo, cioè, è rotto il coso per tirare l'acqua, quindi sto sentendo un rumore pazzesco dell'acqua che scende giù, ma non posso tirarla. Però a parte questo, ragazzi, nulla, dicevo che speravo di registrare in un qualche altro modo, però questo era l'unico modo perché, ripeto, a casa mia è montagna, cioè non è che ho una casa, però nella casa in cui sto per qualche giorno a questa parte non c'è molta connessione, quindi per me è abbastanza diciamo difficile registrare di video. Guardate le statistiche, più fosse squadra per Napoli, 0 ti importa per ciascuna delle due squadre. Molto bene anche l'Inter nelle ripartenze, Napoli comunque che ha il più possesso palla con Lovokta, Zielinski e Zambuanga, chissà se certamente hanno, diciamo, un ottimo centrocampo. Secondo tempo dove Napoli fa qualche ripartenza. Allora, come dicevo prima, sto in un bar di tutti interisti e quindi potete immaginare tutte le bestemmie, tutte le gioie, tutti gli insulti all'arbitro, che effettivamente, ragazzi, non mi è piaciuto. Detto questo, a me l'Inter è piaciuta, vorrei un pareggio, però il Napoli ha giocato male, secondo me
allora cioè non meritava assolutamente di fare manco un gol. L'unico tiro in porta in fa- che ha fatto è stato di Raspadori, bella parata di Nana al 90esimo, però sinceramente non mi è piaciuto il Napoli, molto meglio l'Inter, gol di Dzeko. Lo sapevo che segnava Dzeko, si è trascinato tutta l'Inter, e senza Dzeko veramente l'Inter prendeva tanti gol, ragazzi, ma tanti, perché veramente è un giocatore, ripeto, straordinario, che merita più considerazioni, più complimenti. E poi niente, Lukaku uscito, è entrato Lautaro Martinez, è uscito anche Dzeko per infortunio, ma non dovrebbe essere niente. Dentro Correa, fuori Italiano, dentro Luffy, fuori Mkhitaryan, dentro chi è entrato? Gagliardini, quando è entrato Gagliardini, il tifoso interista, potete immaginare, fuori Di Marco, è entrato dentro Gosens, che non mi è piaciuto. Del Napoli, sinceramente, il primo gol dell'Inter, ragazzi, Kim Rachmani, ma tutta la difesa ha sbagliato completamente. L'unico che mi è piaciuto è stato, in realtà non ne trovo uno, forse Di Lorenzo è stato, per me non è stato, non ha fatto una gara malvagia. Udinese poi sono 1-1. Detto questo, nulla, ragazzi, ci sono ancora un minuto perché devo fare dell'elaborazione e devo fare il video, però devo dire la verità che non mi aspettavo per la leggera partita con qualche occasione, ma mi aspettavo anche un po' più divertente, sinceramente. Messaggio finito, vediamo un po', no, però il Napoli è vicino alla sua prima sconfitta stagionale e siamo a meno 7 al Napoli, il Milan ha recuperato il meno 5, però il problema è che l'Inter è salita a 33. Eh sì, tutti interisti cantano, vuol dire che Inter-Napoli è finita 1-0 per l'Inter, vittoria meritata, però Napoli troppo poco, secondo me, troppo poco, doveva fare un po' di più. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.